La giornata della memoria è tornata oggi a San Giuliano di Puglia, a distanza di 15 anni dal crollo del solaio della scuola Iovine. Perirono 27 alunni e una maestra. Sempre più numerosi cinghiali nelle campagne della regione, danni ai raccolti e rischi per l'incolumità fisica, l'elevato numero di essi resta un problema. A Termoli saranno installate 80 telecamere per prevenire reati ambientali al patrimonio, oltre 500 in 11 comuni molisani, oltre 5.000 abitanti. La Serie D tornerà in campo domani per il primo turno infrasettimanale. Campobasso e Agnonese ospiteranno l'Aquila e il San Marino. Bentrovati, gentili telespettatori. Due donne sono state ricoverate dalle ambulanze all'ospedale veneziale di Isernia a causa di due distinti incidenti stradali nella giornata di oggi. Il primo sinistro si è verificato alle porte di Rocca Ravindola, nei pressi del ponte 25 Archi, il secondo nelle vicinanze di Agnone. Le due signore se la caveranno in pochi giorni. 27 alunni della scuola Iovine e la loro maestra Carmela Ciniglio perirono schiacciati esattamente 15 anni fa nel crollo dell'edificio a San Giuliano di Puglia. Il solo ricordo e dolore per la sciagura ora non basta più. Lo Stato deve garantire nelle aule di tutte le scuole tranquillità ai ragazzi e al personale. L'anno successivo al terremoto che aveva colpito il Molise, i consiglieri regionali in carica decisero di licenziare un'apposita legge che istituisse la giornata della memoria. Così accade che oggi, a 15 anni dall'immenso dolore causato dal sisma, si rinnovano le tante iniziative a sostegno del ricordo e si ascoltano le centinaia di parole di riflessione che soprattutto gli uomini delle istituzioni indirizzano ai cittadini molisani. Inizia il presidente Frattura, che afferma nel suo intervento come ricordare sia un dovere e un valore. La giornata della memoria è il dovere della consapevolezza, afferma, ed è la promessa che stringiamo con il futuro perché tutti mai più, detti, scanditi, ripetuti, non siano solo moniti, rimproveri o speranze, ma fatti reali che nessuno può e deve mettere mai in discussione. Fa da contraltare il presidente Cotugno, quando sottolinea che sono trascorsi 15 anni e, al di là del sentire di ciascuno, non si attenua l'enorme ferita che quell'evento ha prodotto. E mentre Salvatore Ciocca, che è consigliere delegato alla Protezione Civile, si sofferma sulla sicurezza delle nostre scuole e sulla esigenza di dover fare ancora tanto per raggiungere uno stato di sicurezza almeno ottimale. Di questo tema si occupa anche in una nota anche il Movimento 5 Stelle, da dove si afferma che bisogna effettuare ricognizioni, programmare interventi, predisporre adeguamenti sismici laddove necessari, trovare le risorse e investirle nei migliori dei modi, dare risposte certe e veloci alle nuove generazioni che oggi frequentano le scuole di ogni ordine e grado, far sentire tutti i cittadini al sicuro. Anche il vescovo di Termoli Larino, Gianfranco De Luca, scrive che alla memoria si aggiunge la preoccupazione sul percorso di una ricostruzione materiale non ancora completata ed è per questo che invita le istituzioni a completare gli interventi e consentire alle persone ancora fuori casa di rientrare nelle proprie abitazioni. Una preoccupazione che coinvolge tante e tante altre figure istituzionali e politiche, come Aida Romagnolo di Noi con Salvini, che afferma l'esigenza primaria di proteggere tutti gli alunni, e i sindacalisti della Federazione Lavoratori della Conoscenza che tuonano un concetto cardine: chi amministra la cosa pubblica ha il compito di dare risposte certe, rigorose ed immediate a tutti, genitori, alunni e lavoratori, in modo che l'anno scolastico possa proseguire con tranquillità. Per affrontare in Molise le criticità del sistema scolastico da tempo, le organizzazioni sindacali hanno richiesto alla giunta regionale di Via Genova la convocazione di una cabina di regia sul dimensionamento scolastico. Ma nonostante le ripetute sollecitazioni da parte della politica, non c'è stato finora alcun riscontro.
Nel 15° anniversario della tragedia di San Giuliano di Puglia, il Molise torna a riflettere sullo stato della sicurezza nei territori e nelle strutture pubbliche. Vediamo. Sono passati ben 15 anni da quel sisma che colpì il Molise, distruggendo la scuola di San Giuliano di Puglia e la vita di numerosi alunni e tante altre persone. Un anniversario che ha segnato il territorio regionale, dove i molisani ancora riflettono sulla ricostruzione e sullo stato della sicurezza. Nonostante tutto si sta lavorando, nuove scuole vengono aperte. Diciamo, diversi, innumerevoli nuovi istituti sono stati aperti in questi 5 anni. È un lavoro che viene da lontano, come diceva il Presidente, è un lavoro che va fatto bipartisan, non c'è assolutamente il livore politico in queste cose, bisogna essere tutti uniti, bisogna lavorare di più affinché nuove strutture siano adeguate. Certamente i comuni devono anche un po' abbandonare il campanilismo, laddove abbiamo pochissimi bambini, è chiaro che bisogna creare un'unica scuola che sia di servizio per 3-4 realtà, 3-4 comuni diversi, un centro scolastico che raccolga un po', diciamo, tutti i ragazzi che stanno nel comprensorio, perché è impensabile adesso fare delle strutture che costano diversi milioni, laddove invece c'è bisogno di fare magari più forza comune. Una riflessione che oggi coinvolge anche Franco Ceregioli, sindaco di uno dei paesi del centro Italia colpiti nell'ultimo terremoto, Sarnano, dove hanno operato nell'emergenza gli uomini della Protezione Civile del Molise. È nato con il personale della Protezione Civile del Molise un rapporto di splendida amicizia perché loro hanno lavorato veramente bene da noi, coordinando il nostro centro operativo nell'immediatezza del sisma, con grandissimo impegno, con grandissima professionalità e con tantissima umanità. E sono nati rapporti personali che oggi appunto mi spingono con maggiore anche soddisfazione essere presente qui perché ho il piacere di rivederli e riabbracciarli. Lo faccio veramente con tantissima simpatia e con grande piacere. Ovviamente la presenza di un comune come quello di Sarnano, che ha subito il terremoto lo scorso anno, in un giorno così importante per il vostro territorio, anche per testimoniare la vicinanza di due comunità colpite da un evento così drammatico. Abbiamo ancora 700 persone, tecnicamente si chiamano sfollate, nel senso che non possono entrare nella loro casa oggetto di ordinanza di inagibilità. Abbiamo la fortuna di averle tutte a Sarnano, un po' che in albergo, abbiamo ancora strutture alberghiere che non hanno avuto danni, quindi sono sistemate lì, altri in seconde case che ovviamente hanno retto quelle più nuove al sisma, e c'è il problema della ricostruzione privata che di fatto è ferma al palo, perché sono pochissime le opere private che sono ripartite. Ecco, c'è un po' di preoccupazione da questo punto di vista. Devo dirlo, soprattutto da parte delle persone più anziane, sento spesso che persone che, così, che incontro quotidianamente, parlo giornalmente con tantissimi di loro, e la loro preoccupazione, è brutto dirlo, ma è quella di non poter tornare a morire nell'abitazione in cui hanno sempre vissuto. Anche in tutte le scuole della regione oggi è stato osservato un minuto di silenzio per riflettere per quanto avvenuto in quel drammatico 31 ottobre 2002. Nel giorno della memoria le riflessioni della CGIL che sollecita interventi di edilizia scolastica e la costituzione di un tavolo di coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali. E a proposito di scuola, quella dell'infanzia paritaria a San Giuseppe di Larino ha promosso la festa dell'accoglienza che celebra l'avvio del nuovo anno scolastico. Sono oltre 50 gli allievi iscritti all'anno in corso, diverse le novità, corsi di inglese per bambini dai 3 anni di età, corso di lettura insieme, corso di acquerello, attività psicomotorie, canto e recitazione. Particolare attenzione prestata al rapporto tra didattica e territorio. E cambiamo completamente argomento. Danni da fauna selvatica. La Coldiretti e il Comune di Agnone hanno organizzato un incontro per discutere di questa nuova emergenza. Appuntamento lunedì 6 novembre.
Danni alle campagne molisane, incidenti stradali, rischi per l'incolumità fisica. La questione cinghiali in Molise è divenuta ormai insostenibile. Questa volta a parlarne la Coldiretti, che guarda alle zone in cui non è più possibile realizzare un raccolto e alle scorribande di lupi ed ungulati nei centri urbani. Per fare il punto della situazione, la Confederazione ha organizzato un incontro ad Agnone al Teatro Italo-Argentino il 6 novembre alle ore 18. Una iniziativa in collaborazione con il locale comune, alla quale sono stati invitati i sindaci delle amministrazioni Pentre, nonché il presidente della provincia Lorenzo Coia e il prefetto di Isernia Fernando Guida. Fin dal primo momento Coldiretti ha sostenuto l'azione della regione Molise in materia e nella circostanza chiede un sereno confronto con il consigliere regionale delegato alla caccia Cristiano Di Pietro. Da un lato infatti bisogna conoscere le ultime novità circa l'operato della regione, che ha predisposto una serie di iniziative tendenti al riequilibrio e contenimento della fauna selvatica. Dall'altro occorre trovare la soluzione sulla partita del reperimento delle risorse per il risarcimento dei danni da fauna selvatica, che ha fortemente compromesso l'attività di centinaia di imprenditori agricoli. I carabinieri di Rotello hanno arrestato un bracciante agricolo di 53 anni per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'uomo è stato trasferito in cella a Larino, sorpreso mentre era intento ad occupare extracomunitari nella raccolta delle olive. Dalle verifiche dei militari è emerso che gli operai venivano sottopagati e che non sono stati dotati di dispositivi di protezione. Negata loro anche la giornata di riposo settimanale per le violazioni amministrative, contravvenzioni per un importo a carico dell'imprenditore di oltre 41.000 euro. Termoli diventerà presto una città video sorvegliata per frenare il vandalismo diffuso dei minori e controllare le zone più esposte alle insidie della malavita organizzata. Il comune di Termoli rientra tra quelli inseriti dalla regione nel patto per la sicurezza pubblica. Oltre 80 saranno le telecamere della videosorveglianza nei punti strategici della città per prevenire atti di criminalità diffusa e vandalismo. Un sistema che si spera tuteli i residenti, commercianti e turisti. Io credo che la videosorveglianza sia necessaria sia come deterrente per il vandalismo, che purtroppo oggi nella nostra città è imperante, e sia contro la microcriminalità, quindi ha questo duplice effetto positivo. E poi c'è un altro effetto positivo, che con questa videosorveglianza del patto della sicurezza noi integreremo anche le altre telecamere della città, quindi quelle del borgo antico, quelle del porto, e faremo una città videosorvegliata, quindi con margini di maggiore sicurezza per tutti i nostri cittadini, che sicuramente saranno più sicuri nel fare le loro attività quotidiane nel momento in cui c'è un occhio che vede quello che succede in città, senza ovviamente ledere la privacy, ma sicuramente è un elemento positivo per quella che è la percezione che i cittadini devono avere della sicurezza in città. Quanti saranno i punti dove verranno applicati sistemate le telecamere? Noi in città sono più di 80 e che sommati alle altre videocamere già esistenti raggiungeremo il numero di intorno ai 110-115 telecamere. Ma questo è un sistema che vorremmo sempre di più implementare. Adesso il Viminale era allo studio per un altro patto tipo quello della sicurezza e vediamo se anche con nostre risorse riusciremo ad implementare lì dove non ci sono. C'è da dire che questo patto della sicurezza copre un po' tutta la città, anche i quartieri cosiddetti periferici, quindi nessuno è escluso, le vie di grandi comunicazione, i posti di grande passaggio come la stazione ferroviaria, il porto e quant'altro. Quindi si rivolge ai cittadini e anche ai tanti turisti che affollano la nostra città ormai non solo nel periodo estivo, ma anche in altri periodi. Avviso pubblico al comune di Rocchetta Volturno per la costituzione di un'associazione per l'adesione a bandi di interesse europeo per l'attuazione di progetti per l'Alta Valle del Volturno. L'ente capofila dell'iniziativa e coinvolgerà anche i comuni limitrofi di Colli, Cerro, Montenero Valcocchiara, Castel San Vincenzo e Fornelli
Obiettivo è raccogliere le adesioni di privati per partecipare a progetti europei. L'ultima fatica letteraria della scrittrice di origine molisana, Carla Maria Russo, Le nemiche, è stata presentata a Campobasso alla presenza di numerosi lettori. Vediamo. È nata in via Ziccardi a Campobasso, una strada del centro storico che si snoda ai piedi della collina Monforte, una delle scrittrici tra le più famose in Italia, Carla Maria Russo, che ha fatto del romanzo storico la sua ragione di vita. Una origine molisana mai negata dalla Russo, che oggi vive a Milano e pubblica i lavori con case editrici prestigiose e che ormai da alcuni anni ha scelto di presentare i suoi libri anche a Campobasso. Così ha voluto incontrare i tanti lettori alla libreria Giunti, dove ha parlato loro dell'ultima sua creatura letteraria, il romanzo intitolato Le nemiche. Questo ultimo libro si intitola Le nemiche ed ha due grandi protagoniste, perché sono Isabella d'Este e Lucrezia Borgia. E come in tutti i miei libri si affronta un tema attuale, un tema vicino alla nostra sensibilità. Negli altri libri sono stati vari temi, in questo specificatamente si affronta il tema dell'inimicizia femminile. Finora le figure femminili dei miei libri erano state sempre piuttosto solidali, invece qui si affronta una tematica completamente diversa, l'ostilità, l'inimicizia fra donne, questo è il tema del libro. Che significa presentarlo qui? Beh, insomma, per me è la terra dei miei genitori, la terra dove sono nata, la terra dove ho sempre ricevuto tanto affetto, tanto interesse, quindi in genere la seconda presentazione è quella molisana, in genere succede questo, che la prima è la milanese, subito dopo c'è quella molisana, con grande piacere torno qui a fare, e grata di questo affetto che sempre mi si dimostra qui in Molise. Che il libro ha già avuto una ristampa, è uscito una settimana fa, è già stato ristampato, quindi sta andando proprio molto bene e questo ci fa molto piacere. Domani a Colle Torto l'associazione Idea Verde ha organizzato l'inaugurazione di un monumento per ricordare la figura di Vincenzo Paradiso, giovane di appena 13 anni deceduto a seguito dello scoppio di una mina nell'ottobre del 1943, mentre rientrava a casa. Alle ore 9 è previsto il raduno davanti al monumento ai caduti e da lì in processione si arriverà fino al luogo della sciagura, dove sarà scoperto il monumento a ricordo del tragico evento. E siamo adesso alle previsioni del tempo. Poco nuvoloso oggi sul Molise, dalla sera cielo parzialmente stellato, le temperature odierne sono previste tra i 6 gradi di Campobasso e la massima di 15 a Isernia e Termoli, ventilazione dai quadranti settentrionali, poco mosso il mare Adriatico, valori climatici stazionari domani in regione, venti da nord-est e cielo soleggiato. Per lo sport iniziamo dal calcio, la Serie D scende nuovamente in campo domani pomeriggio per il primo dei due turni infrasettimanali che riguardano i 9 gironi. Il prossimo è il 29 marzo, si gioca la 10ª giornata di campionato al via alle ore 14:30 per tutte le gare in programma. Castelfidardo, Recanatese, Campobasso, L'Aquila, Fabriano, Matelica, Francavilla, Avezzano, Monticelli, Jesina, Nerostellati, Pineto, Limpiagnonese, San Marino, San Giustese, Vastese, San Nicolò, Vispesaro. Per una classifica che vede nelle prime posizioni il Matelica 22 punti, Vispesaro e Vastese 19, Campobasso 18, Castelfidardo 17, L'Aquila ha 15 punti, Lagnonese ne ha 7 nella zona bassa della classifica.
Facciamo un passo indietro. Per il Campobasso sconfitta meritata, a parere del suo tecnico, a Recanati domenica. A Materica invece Lagnone avrebbe potuto raccogliere almeno un punto. I commenti del post partita dei tecnici Antonio Foglia Manzillo e Pino Di Meo. Mister, come a Castelfidardo, subite due gol ad inizio ripresa, una situazione che può anche essere definita preoccupante a questo punto, visto che si è ripetuta a distanza di 7 giorni. Diciamo che domenica abbiamo rischiato di perdere la prima gara in campionato, l'abbiamo pareggiata sul filo di lana e oggi invece è arrivata una sconfitta meritatissima, mo' al di là dell'approccio del secondo tempo, voglio dire. Poi c'era anche il tempo per recuperarla. Abbiamo completamente perso la testa nel secondo tempo, un secondo tempo assolutamente scioccante sotto tutti i punti di vista. Quindi sconfitta meritata e giusto così. E secondo me ci può anche fare bene questa sconfitta. Mister Di Meo, una sconfitta per l'Olimpia Agnonese che esce dal campo comunque con onore. Ma è una sconfitta immeritata perché secondo me un pari era giusto per le occasioni che abbiamo avuto noi, perché il primo tempo abbiamo avuto 3-4 palle gol davanti alla porta e non abbiamo sfruttato. Loro sono stati bravi, la differenza hanno fatto che hanno avuto un paio di palle gol e hanno messo su due palle gol, hanno fatto un gran gol, forse è stato un errore nostro difensivo perché dovevo farlo andare esterno invece di farlo andare interno, però ci sta. Onore al Matelica perché è una squadra che sta al primo posto. Noi abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo crescere come squadra. Sono arrivato da poco, ancora non hanno la mia mentalità. Quando avranno la mia mentalità, saremo squadra, tanto ci divertiremo. E torna in campo anche il calcio a 5, domani pomeriggio alle ore 16. Il Circolo La Nebbia Kusmonise dovrà affrontare in Coppa Italia il Manfredonia, nello stesso raggruppamento anche l'altra molisana, la Sciaminade, che ha battuto nella prima partita i pugliesi. Il derby molisano tra Cus e Sciaminade si giocherà invece a dicembre. Ancora calcio a 5, seconda vittoria consecutiva per la formazione under 19 del Kusmolise nel torneo nazionale. La squadra giovanile degli universitari ha espugnato il campo della Tombesi per 5 reti a 3. Il Globo Isernia brinda al primo successo nel campionato nazionale di Serie B di pallacanestro maschile. Il sestetto del tecnico Canzano ha superato i siciliani del Patti 75 a 70. Successo anche per il Venafro che a Scauri si è imposto con un eloquente 82 a 61. Giovedì 2 novembre, turno infrasettimanale e derby a Venafro tra le due formazioni molisane del girone D. Siamo in chiusura, nuoto, si è conclusa la stagione agonistica per la società H2O nelle acque libere del Mar Tirreno. Il team molisano ha partecipato e vinto con Michele Giampietro il trofeo Monte di Procida. Gara sulla distanza dei 2 km, al secondo posto in campo femminile Maria Janiri. E con questa notizia di nuoto è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.